L'area che in questi giorni è su malgrado al centro di una polemica con l'amministrazione comunale che non sembra molto coerente sul tema. Max, cosa ne dici? Sì, noi abbiamo approfittato anche di questo momento dello sciopero che abbiamo indetto, quindi del presidio che abbiamo fatto qua sotto il comune, per ricordare all'amministrazione che è un suo dovere trattare con gli occupanti della Torre Libertaria. L'occupazione ormai è un dato di fatto, noi siamo lì, non intendiamo uscire a gratis, noi vogliamo uscire eventualmente dopo aver fatto una trattativa, tenendo presente che però noi siamo in questo momento lì, abbiamo fatto delle iniziative, sono 2 settimane che abbiamo aperto la torre alla collettività, abbiamo avuto dei riscontri estremamente positivi, quindi rivendichiamo fieramente tutto questo percorso di questa esperienza. Ad oggi l'unica risposta è che forse sono loro che vi hanno staccato la luce. Di fronte al nostro atteggiamento di totale disponibilità a trattare, tenendo presente che però noi siamo dentro questo stabile e non usciremo senza trattativa, l'unica risposta che abbiamo avuto è quella del distacco della corrente elettrica. Questa è l'unica cosa di concreto che ha fatto questa amministrazione, che a parole in campagna elettorale si era detta disponibile a analizzare eventuali percorsi di democrazia diretta, di assemblearismo che partivano dal basso, di autorecupero. Noi abbiamo presentato dei progetti, l'unica risposta che abbiamo avuto è questa. Quindi, di nuovo, una volta di più, siamo qui per ricordare che con la Torre Libertaria bisogna parlare.